Buonasera, si è appena concluso l'incontro con la scrittrice Antonella Flachi, qui accanto a me, con la presentazione del libro Pentedattilo e la sua gente, un libro edito da Città del Sole con un contributo dei Borghi Solidali. Un incontro ricco di spunti culturali in cui è emerso dal tuo libro un viaggio nel tempo in cui si evince le tradizioni, la cultura, la storia, uno dei borghi antichi più belli che noi abbiamo. Come mai lei ha deciso di scrivere questo libro? Allora, io ho deciso di scrivere questo libro su Pentedattilo per un legame affettivo che io ho sia per il paese sia per gli abitanti del paese, perché come lei ben sa è un paese molto piccolo dove ci sono pochissimi abitanti e mi hanno vista crescere, quindi diciamo che sarei la nipote di tutti e la cugina di tutti. E questo libro comunque l'ho dedicato ai miei nonni che hanno vissuto da sempre a Pentedattilo. E che li voglio bene, che li ho voluti bene come dei genitori. Quindi tutto questo risale al fatto, cioè, per un legame affettivo, ecco. Nel suo libro, ricordiamo Opera Prima, è un libro in cui c'è uno spaccato della storia sotto forma di saggio, in cui ci sono state tantissime interviste. Ricordiamo che all'interno del libro troviamo un'appendice di foto in cui lei ha raccolto le varie storie della gente di Pentedattilo. Ci racconta qualche aneddoto? Allora, innanzitutto ringrazio tutti gli abitanti del paese che sono stati gentili con me, non ho avuto nessuna difficoltà nell'intervistare e nel raccogliere appunto informazioni. Le informazioni che io ho raccolto di questi abitanti risalgono agli anni 50-60, quando abitavano il vecchio borgo e poi si sono trasferiti dopo una decina di anni al nuovo borgo. E ciò che essi mi hanno raccontato riguarda le fuitine, riguarda i soprannomi, le razze, i rapporti che c'erano tra i vicini di casa, i rapporti addirittura tra suocera e nuora. Basta questo. Scusate, sono emozionata. Io le faccio i complimenti per il libro perché Grazie. grazie a questo libro ci informiamo di quello che è stato nel passato. L'antropologa Maria Pascuzzi l'ha paragonata a Ulisse, che è andata via dal suo paese per poi ritornare e far emergere quello che è stato con le storie. Come si sente dopo aver lasciato il suo paese e poi ritornata qui adesso? Allora, a me, io ho sempre un profondo legame per Pentedattilo. Io lavoro al nord da 7 anni, in Veneto. I miei genitori adesso abitano a Merito, però io tutte le volte d'estate preferisco venire ad abitare a Pentedattilo, dove mi hanno cresciuto i miei genitori e i miei nonni fino all'età di 20 anni. Dico una cosa stupida, però per capire quanto io sia legata al mio paese. Ogni volta che mi capita di sognare una casa, cioè nonostante io abbia vissuto a Melito e abito da 7 anni a Vicenza, la mia casa la colloco a Pentedattilo. C'è proprio un legame profondo. E mi sento calabrese nonostante da 7 anni che sono in Veneto, non rinnego le mie origini. Nel libro troviamo anche delle pagine scritte in dialetto, quindi una resistenza e soprattutto un volere a mantenere il dialetto, che ha una forte pregnanza di significato. Allora, ci sono delle parti, ho voluto appunto lasciare delle le interviste, io le interviste le ho fatte in dialetto e quindi ho deciso di lasciare appunto le interviste in dialetto per il valore che c'è ancora dentro, no, il valore come la cultura che risiede dentro me, la cultura calabrese di Pentedattilo, e quindi per questo motivo ho deciso di lasciare alcune interviste dialettali. Per questo motivo, scusate, ma mi sto. Quindi anche un volere di Di tramandare la nostra tramandare, cultura. sì, il legame che c'è per la mia cultura, questo qua. Quindi per questo ho deciso di lasciare le interviste in dialetto e non tradurle in italiano. Parliamo della fotocopertina. È una cornice di semplicità. Perché?
Allora, innanzitutto il libro è dedicato ai miei nonni. La copertina, nella copertina c'è la foto di mia nonna e di sua sorella. È una foto molto semplice perché questa foto semplice è comunque rispecchia la semplicità degli abitanti, per questo motivo. Cioè persone umili e semplici che sono cresciute in modo umile, tra virgolette. Infatti le donne andavano a lavorare nei campi, si occupavano degli animali, accudivano i figli, quindi proprio nell'umiltà totale assoluta, come sono cresciuta anch'io. Nel corso del libro ci sono diverse tematiche toccate, in particolar modo un lavoro etnografico, quindi la famiglia nucleare, l'eredità, e in particolar modo anche si sottolinea la condizione femminile. Allora, diciamo che le donne venivano, per gli uomini, venivano considerate meno intelligenti rispetto a loro. Infatti un abitante del paese che allora ho intervistato dice: i femmine danno i capelli lunghi o cerveddo corto. Cioè, volendo dire che le donne, nonostante abbiano i capelli lunghi, il cervello è piccolo, nel senso che non veniva data, attribuita un'intelligenza alle donne che magari tuttora, infatti le decisioni all'interno della famiglia venivano prese sempre dal marito, perché la donna non veniva, alla donna non dava, non veniva dato il valore giusto per prendere una decisione, cioè veniva considerata inferiore all'uomo, mi sono espressa male prima, quindi la donna si doveva occupare dell'educazione dei figli, di cucinare e magari andava a coltivare i campi, e ogni volta che la donna prendeva una decisione anche per quanto riguardava l'educazione dei figli, comunque i mariti dovevano sempre essere al corrente di tutto. Però abbiamo visto una donna che non solo accudiva la famiglia, quindi angelo e focolare, ma una donna che si dava da fare, sì. Andava a lavorare nei campi. Sì, andava a lavorare nei campi perché allora, mentre tante donne venivano lasciate sole, tra virgolette sole, perché siccome c'era poco lavoro, allora gli uomini del paese di Pentidatti, lo parlo, emigravano in Francia e lavoravano nelle miniere. Quindi le donne, magari quando non arrivavano subito i soldi, coltivavano i campi, perché i campi davano comunque i frutti per vivere, magari fagioli, broccoli, pomodori, patate. Quindi questo è il motivo, perché gli uomini non si potevano occupare dei campi perché magari erano emigrati al nord, oppure chi faceva il calzolaio come la signora Palumbo che ho nominato prima. Quindi questo è il motivo. Le donne si occupavano dei campi, gli uomini di altri tipi di lavoro. In una società dell'apparire spunta il libro per dare significato all'essere. Sì, per dare significato all'essere, cioè a quello che siamo, a quello che erano tutti quanti, cioè il rispetto comunque verso gli altri, che allora gli uomini per le donne non avevano. Infatti alcuni uomini malmenavano le mogli, oppure il fatto della fuitina forzata, come ho spiegato prima, che quando la donna non era innamorata dell'uomo, questa veniva rapita, a sua volta violentata, perché perduta la verginità nessun altro uomo la voleva. Quindi in questo caso non c'era rispetto verso l'essere donna, secondo me. Progetti per il futuro? Un altro libro in cantiere? No, non lo so, adesso spero di sistemarmi col lavoro, con la scuola, che è da tanti anni che sono precario. Ti faccio ancora i miei complimenti. Grazie. E alla prossima. Grazie a voi per essere intervenuti. Buonasera a tutti. Grazie.